Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, è passata ormai la mezzanotte da un po', ma siccome non riuscivo a dormire, ho deciso di realizzare questo video, visto che ormai mi ero già scritto tutto, è un caso che ho seguito l'intera vicenda e che volevo portare su questo canale dopo che la settimana scorsa ho realizzato il video su quella scuola di Osaka e di quel pazzo che ha distrutto la vita di tutte quelle persone. Allora, siccome in moltissimi me l'avete richiesto nei commenti, ho deciso di trattare anche di questo altro caso che è particolarmente interessante perché si è ispirato a lui per compiere questa azione di cui lui si è macchiato. La persona di cui parleremo in questo video è tale Kaoru Kobayashi, che è nato il 30 novembre del 1968. Era un fattorino di giornali locali che ha rapito, aggredito e poi fatto fuori una bambina di prima elementare che aveva solamente 7 anni, tale Kaeda Ariyama, nella città giapponese di Nara. Tra l'altro, Nara è stata una delle capitali del Giappone, prima che venisse spostata a Kyoto e poi in seguito a Tokyo, una delle mie città preferite. In ogni caso, prima di iniziare con questa storia, volevo ringraziarvi davvero tantissimo per i commenti che avete fatto sotto al video della donna dal 7 volti, perché siete stati veramente carinissimi a scrivermi quelle cose sul fatto comunque che non vi interessa della location, che seguite questi video perché vi piace il contenuto che porto, le storie che vi racconto. Mi ha fatto veramente piacere e davvero non so come ringraziarvi per la vostra scelta che avete fatto nel vedere questo video. Io cercherò sempre di impegnarmi sempre di più, di datarmi sempre meglio su questi casi e di poter dire la mia opinione. Io quando tratto di questi casi cerco sempre anche di unire molto quello che so della cultura giapponese. Per chi non lo sapesse, magari perché è nuovo, io vivo in Giappone da tantissimi anni, ho vissuto quasi la maggior parte della mia vita qui in Giappone, adoro questo paese e noto che ci sono tante piccole differenze che magari sono impercettibili all'occhio di uno straniero. Ci sono delle dinamiche diverse. Per esempio, molto spesso molti criminali giapponesi agiscono senza avere nemmeno un target specifico. L'abbiamo visto nel massacro a Osaka, lo vedremo presto nel massacro di Akihabara, che voglio trattare prossimamente. Lo abbiamo visto con l'attacco a Tsuyama. C'è questa sorta di vendetta che spesso si trova in molti delitti che succedono in Italia, ma non solo, in generale in Occidente, spesso non si trova in Giappone. E per quanto esistano anche in Giappone, nel paese del Sollevante, c'è anche un'altra tipologia di criminali che forse mi spaventa di più, perché all'apparenza sembra non abbiano un vero e proprio movente, ma ci accorgeremo, come nella storia che tratteremo oggi, che in realtà forse un movente c'è. Ma il movente è un rifiuto totale della società, quindi un voler cambiare le cose solo per il gusto di sapere che si ha il potere di poterlo fare, come vedremo nella storia di Kaeda. Andiamo a vedere adesso la storia di Kaoru Kobayashi. Kaoru Kobayashi nasce nel 1968 nel quartiere di Sumiyoshi a Osaka. Poiché la sua famiglia era piuttosto povera, ha iniziato fin da giovanissimo a lavorare. Lavorava per un'edicola, faceva anche il ragazzo che consegnava i giornali, fin da quando era molto giovane. La sua madre purtroppo morì nel 1978. Dopo la perdita della madre, l'uomo si era sentito sempre più solo e si sentiva come se l'intero mondo ce l'avesse con lui, cioè lui era come se pensava che nulla che gli stava attorno era alla sua portata. Da partire appunto dalla posizione finanziaria della propria famiglia è stato tutto difficile per lui. È come se non si sia mai realmente inserito nella società. E purtroppo forse questo è uno dei motivi che lo ha portato a aggredire carnalmente ben 8 bambini. Questo crimine di cui lui si è macchiato è assolutamente ingiustificabile e forse era un modo per poter dimostrare magari anche a se stesso che
aveva il potere, perché immaginatevi quanto una persona deve essere codarda per prendersela con degli innocenti come questi 8 ragazzi. Kaoru è stato preso, tuttavia la pena è stata assolutamente ridicola, dal momento che ha solamente ricevuto 2 anni di reclusione. 2 anni di reclusione per aver violato carnalmente 8 bambini. Io l'ho trovata veramente una cosa assurda. Tra l'altro, nel maggio del 1991 ha anche tentato di far fuori un'altra bambina di 5 anni. E benché avesse già questo passato criminale, questo uomo è stato solamente condannato a 3 anni di galera. È stato rilasciato poi il 9 novembre del 1995 e è stato ufficialmente reso nuovamente un uomo libero il 23 luglio del 1996. Kobayashi aveva lavorato in un'edicola dell'Asahi Shimbun nella zona di Tomio tra il marzo e il luglio dell'anno 2000, quindi conosceva molto bene la zona di Ikoma Toyo. Al momento dell'omicidio era impiegato come fattorino di giornali per il Mainichi Shimbun nel distretto di Ikoma nella prefettura di Nara. E questo è stato proprio il luogo dove questo uomo ha ucciso, dopo aver aggredito una ragazzina di soli 7 anni, quale Ariyama Kaede. Novembre 2004, Kobayashi ha rapito Kaede Ariyama, una studentessa della scuola elementare di Tomio Nord, mentre stava tornando a casa dalla sua scuola. Tra l'altro, il paradosso è che questo rapimento è avvenuto proprio nei pressi della stazione di polizia. Questo uomo, tra l'altro, utilizzando il cellulare di questa ragazzina, ha inviato una foto alla madre dicendo testuali parole: "Ho la tua figlia". Kobayashi ha fatto fuori Kaede e si è disfatto del suo corpo nella città di Heguri, nel distretto di Ikoma, sempre della prefettura di Nara, e il suo corpo è stato ritrovato quella notte. L'autopsia ha rivelato che il motivo della morte di questa ragazzina era per annegamento. La cosa che però è emersa sempre da questa autopsia è che l'acqua nei polmoni di questa ragazza non era un'acqua sporca, quindi si ipotizza che l'uomo l'avesse annegata magari utilizzando il lavandino della sua abitazione o la vasca. E sembra, tra l'altro, poi, sempre da questa autopsia, sembra che l'avesse spogliata e l'avesse poi rivestita quando si è poi disfatto del corpo. C'erano delle abrasioni sulle mani e sui piedi di Kaeda e, tra l'altro, un dettaglio estremamente macabro è che le mancavano anche molti denti. Si presume che le abrasioni siano state fatte post mortem dall'aggressore, così come anche la rimozione dei denti. Immaginatevi che questo uomo, sempre Kobayashi, a solo 1 mese di distanza da quando aveva rapito la giovane Kaede, ha inviato nuovamente un altro messaggio alla madre, esattamente il 24 dicembre dell'anno 2004. In questo messaggio Kobayashi ha scritto, utilizzando sempre il cellulare di Kaede: "La prossima volta prenderò la tua sorellina". E ancora una volta l'uomo ha incluso un'immagine di Kaede in questa email. Novembre 2004, Kobayashi, che all'epoca viveva ancora a Nara, in particolare nel distretto di Kita Kazuragi, fu arrestato per rapimento. E è come se questo Kobayashi avesse inviato la fotografia che ha inviato poi alla madre utilizzando il suo dispositivo. Quindi lui ha fatto una foto di questa ragazzina e, utilizzando il suo cellulare, ha poi trasferito questa foto sul cellulare di Kaede per poi mandarlo alla madre. Le torri telefoniche locali hanno registrato i messaggi inviati dalle mail e grazie a ciò si è riusciti a risalire a questo uomo. La polizia, quando si è recata nella sua dimora, ha confiscato un video e anche una rivista che conteneva materiale, diciamo, osé, in cui vi erano anche dei ragazzini. Nella sua abitazione è anche stato ritrovato il cellulare di Kaede e, tra l'altro, in quell'abitazione vi era una grandissima quantità di biancheria intima che sembra che sia stata rubata sempre tra giugno e dicembre del 2004. Magari questa sembra una cosa assurda per voi che lo sentite, però io ho sentito più volte di amiche che conosco che magari hanno usato Coin Laundry
Poi sono tornate per riprendersi, che ne so, i vestiti e non hanno più trovato magari la biancheria intima. Non è una cosa che succede frequentemente, a me per dire non è mai successo, però ogni tanto si sentono queste notizie. E tra l'altro qui c'è anche la testimonianza di un vicino, il quale ha visto Kaede avvicinarsi alla vettura di Kobayashi. Quindi si presupponeva che i due magari già si conoscevano, ma come ha dichiarato Kobayashi, lui non voleva ammazzare Kaede, gli sarebbe andato bene ammazzare chiunque. E qui vedete che riconosciamo un medesimo pattern con quel caso che ho trattato in quella scuola di Osaka, e se non l'avete visto ve lo lascio in descrizione perché sono due casi molto collegati. Il 19 gennaio del 2005 Kobayashi fu processato per rapimento e poiché aveva dei precedenti penali, l'attenzione pubblica si è rivolta per l'approvazione di leggi più severe per quanto riguarda i rapimenti in Giappone, un po' sulla falsariga, se vogliamo, della legge Megan. Utilizzata appunto negli Stati Uniti. Il processo è iniziato il 18 aprile del 2005. Kobayashi ha detto queste parole: "Voglio essere condannato a morte il più velocemente possibile e lasciare un'eredità tra il pubblico come il prossimo Tsutomu Miyazaki o Mamoru Takuma." E Mamoru Takuma è quello che ha colpito in quella scuola di Osaka di cui ho fatto un video la settimana scorsa, mentre per quanto riguarda il caso di Tsutomu Miyazaki è l'otaku killer di cui anche abbiamo già parlato su questo canale. Tra l'altro, immaginatevi come questa dichiarazione ha avuto un impatto negativo per quanto riguarda la percezione a livello sociale degli otaku, perché già non erano ben visti e non godono di chissà quale posizione o diciamo rispetto all'interno della società, perché sono visti comunque un po' come gli esclusi. E immaginatevi comunque un caso di questa portata che se ne è parlato praticamente ovunque, dire che il suo obiettivo era lasciare un'eredità a queste persone. Sia Miyazaki che Takuma comunque sono stati considerati come degli assassini completamente pazzi. E tra l'altro dovete sapere che Miyazaki si è anche molto offeso da questa dichiarazione fatta da Kobayashi. E ha detto queste parole: "Non gli permetterò di chiamarsi il secondo Tsutomu Miyazaki quando non si è nemmeno sottoposto a una visita psichiatrica." In ogni caso, non è passato molto tempo dopo che anche Kobayashi è stato sottoposto a una visita psichiatrica dove gli hanno diagnosticato un disturbo antisociale. Tuttavia è stato considerato abbastanza sano di mente per essere responsabile delle proprie azioni. In effetti sembra proprio che quando si è sottoposto a questa visita sembrava proprio roso dai sensi di colpa, cosa che invece non troviamo negli altri due assassini a cui a detta sua lui si stava ispirando. E qua, tra l'altro, vorrei anche dire una cosa per quanto riguarda la vittima, Kaede, che appunto i media hanno avuto la decenza di non diffondere il suo nome e secondo me è una scelta da rispettare. Tuttavia sono stati proprio i genitori che hanno voluto che il nome della loro figlia fosse ricordata, benché aveva subito questa violenza carnale. I familiari hanno anche rilasciato la foto della loro figlia nel 2006. Il 26 settembre del 2006 Kobayashi è stato condannato a morte per impiccagione dalla corte distrettuale di Nara. La difesa ha presentato un appello lo stesso giorno, ma è stato ritirato il 10 ottobre dello stesso anno. Kobayashi ha però cambiato avvocato e nel giugno del 2007 questo nuovo avvocato ha detto che il ritiro di questo appello non era valido. La condanna è stata compiuta il 21 febbraio del 2013 nell'Osaka Detention Center. Il giorno in cui è avvenuta questa condanna, Kobayashi non era solo, ma infatti sono stati impiccati tre assassini. I tre detenuti sono Masahiro Kanagawa, che è stato condannato per una serie di accoltellamenti 5 anni prima. Poi Keiki Kanno, che è stata condannata per aver ucciso il proprietario di un bar, e infine Kaoru Kobayashi. Quindi più o meno questa è la storia. Questo uomo si è macchiato di questo crimine così orribile,
quello di strappare la vita di questa bambina di soli 7 anni, violando anche il corpo di questa ragazza. E tra l'altro è arrivato appunto a scattare queste foto del cadavere inviandole alla madre e minacciandola anche che avrebbe rapito anche la loro altra figlia. Io penso che quest'uomo si è macchiato di crimini assolutamente orribili e sono completamente ingiustificati, benché l'avvocato avesse cercato di fare ricorso dal momento che riteneva che era stata la società a renderlo così. Infatti l'uomo sembrava che benché gli sarebbe andato bene chiunque, questa sua dichiarazione non era esattamente vera, o almeno non era esattamente quella che il suo avvocato sostiene fosse la verità. Infatti, il motivo per cui questo uomo ha scelto forse di rapire questa ragazzina era perché questa ragazzina proveniva anche da una famiglia piuttosto ricca e faceva parte dell'Elite, un club a cui questo Kobayashi, come sapete fin dall'infanzia, non aveva mai potuto accedere per via delle risorse economiche della sua famiglia. Io non credo che sia stata la società a trasformare questo uomo in un mostro e io sono stufo di sentire di casi in cui sempre c'è un avvocato che tira fuori questa narrativa per poter salvare la persona che rappresenta, perché sinceramente secondo me ci sono delle cose che sono così atroci che non c'è una spiegazione. Io sono arrivato a questa conclusione. Questo caso mi ha ricordato una serie di altri casi in Giappone e penso che veramente ci sono delle cose che devono assolutamente cambiare, la pressione sociale e soprattutto le aspettative che spesso, troppo spesso, si impongono a dei ragazzini che poi vedete purtroppo finiscono per crescere e ritrovarsi a 37 anni ancora con una posizione precaria e tanto odio dentro, nato da anni e anni in cui queste persone hanno vissuto nell'odio e nel rifiuto per la società. Io mando veramente le mie condoglianze alla famiglia di questa ragazzina che purtroppo non tornerà mai più indietro e spero davvero che casi come questi non si ripetano mai più. Io ragazzi, so che forse questo era un video un po' sconfusionato, forse non avrei dovuto fare un video così tardi, però in realtà questo video avevo già provato a farlo in passato dopo che avevo parlato della scuola di Osaka, però è una storia che non riesco a esprimere bene perché ci sono cose, dettagli così macabri che sinceramente mi sono dovuto molto trattenere nella realizzazione di questo video. Spero comunque che questo piccolo video possa essere stato di vostro gradimento e io spero davvero di vedervi nel prossimo video. Grazie mille per aver scelto di seguirmi anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo. Un saluto da Seba. Ciao. 広い海も声君まで添いばい来るこの腕でギュッと君を抱くから必要なことはただそれ